Cosa diresti se ti dicessi che c'è una persona che sostiene che non c'è assolutamente bisogno di fare né analisi tecnica né analisi fondamentale degli investimenti azionari, ma basta avere qualche account social e fare qualche passeggiata per i vari centri commerciali o per strada per poter diventare ricchi? Ed inoltre, se aggiungessi che questa persona nel 2007 ha cominciato a investire con una somma, diciamo, non eccezionale di 20.000 dollari, e dopo solo 3 anni li aveva fatti diventare 2 milioni di dollari? Clickbait? Andiamolo a chiedere direttamente a lui, cioè a Chris Camillo, persona che esiste realmente e che ha fatto tutto ciò che viene riportato in questo libro e che ha anche riportato appunto l'esperienza nel libro dal titolo Laughing at Wall Street, dal quale trovi anche il link affiliato qui sotto in descrizione. Io ora ti parlo di un pochino di questo libro, poi ti do anche la mia impressione e poi ti do anche il giudizio e le mie considerazioni finali. Ciao, io sono Pasquale, questo è il mio canale Io Risparmio, dove ogni volta ti vado a raccontare la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto ci aggiungo anche qualcosina in più, magari qualcosa di così acculturante, come in questo video dove cerco di darti una recensione ed un parere su un libro che ho letto e divorato. Non che l'ho mangiato per davvero, sia ben chiaro. Prima di continuare, ti voglio ricordare che se non ti iscrivi a questo canale e se non clicchi la fantomatica campanella delle notifiche è un problemone per me, che non cresco su YouTube perché non segnali al suo algoritmo che io ci sono, ma anche per te, perché non sarai mai il nuovo idolo della musica mondiale, neanche della K-pop. Potresti diventarlo, lo sai? Chi è l'autore? L'autore di questo libro è Chris Camillo. Beh, lo definiresti un niente e nessuno? Non lavora per un fondo, non è un investitore professionista, non sta a Wall Street, non è neanche un analista finanziario. Allora chi è? Il genio della lampada di Aladino? No, caro mio, niente di tutto ciò. È una persona normalissima. Non come me, che magari non lo sai, ma sono criptoniano, sono il nuovo Superman. Insomma, potrei definire Chris Camillo la curiosità fatta persona. Un essere umano dalle spiccate proprietà di osservazioni tali, forse da far rabbrividire anche il nostro amico Sherlock Holmes. Per quanto dubbioso io fossi stato all'inizio quando andrei a comprare questo libro, devo essere sincero, mi sono dovuto di credere. La premessa da fare è che la tecnica di investimento che Chris Camillo propone in questo libro non è per tutti. Per esempio, io non sarei mai in grado, mai capace di metterla in pratica per conto mio. Ma molti potrebbero essere invece in grado di farlo. Ma pur essendo completamente negato per la sua tecnica di andare a scovare le aziende ad alto potenziale di crescita, delle considerazioni importanti sono necessarie per quanto riguarda questo libro. Prima di tutto si riesce ad essere un investitore più pratico. E quello che intendo dire con questo è che ponendo attenzione alla nostra quotidianità, si possono andare a scovare degli affari in maniera piuttosto originale, da approfondire poi in maniera più tecnica per chi vuole poi appunto migliorarsi. O magari nello stesso modo andare a individuare un trend. In secondo luogo si riesce anche a capire come la società va ad evolversi e per cui se nel caso si dovesse andare a prendere l'occasione per un'azienda specifica, si potrebbe anche individuare per esempio un settore in forte crescita o di nuova formazione. L'autore Chris Camillo con molta sincerità pone l'accento sul fatto che questa tecnica di investimento non è per tutti, forse adatta ad un consumatore seriale più che a una persona minimalista, una persona che vive magari di trend sociali o consumistici e o che ha nel radar o un radar particolarmente spiccato per beccare le novità. Ho descritto praticamente l'opposto di quello che io sono, ma molte altre persone invece potrebbero esserlo. Il libro è in giro da parecchio tempo, dal 2011, ma non l'avevo mai sentito nominare prima. Infatti, in italiano non è possibile trovarlo, o almeno io non l'ho trovato, ma è disponibile solo in lingua inglese ed il link affiliato Amazon è qui sotto in descrizione. Seppure sia, una tecnica non per tutti, secondo me gli spunti interessanti sono molteplici e ci sono, e sono molto utili per fare crescere un investitore, nel senso di migliorare la propria consapevolezza, di capire come le cose ci vanno a girare intorno. Sicuramente il libro di Chris Camillo non può e non deve essere un punto di arrivo, perlomeno non lo è stato per me e per molti investitori, ma è sicuramente un ottimo punto di partenza. È una cosa molto interessante, potrei definirla quasi sexy, nel senso che è una tipologia di stile di investimento molto più
per la gente comune, cioè potrebbe far diventare un grande investitore anche la massaia, la casalinga. Ma andando a scorrere per le pagine del libro si può anche capire che non è una cosa così immediata. Anche l'autore va a puntualizzare che la tecnica va raffinata nel tempo, può anche necessitare anni, anni di pratica, di esperienza, dove si vanno ad affinare le proprie capacità di percezione. Un caso molto evidente nell'utilizzo di questa tecnica, e che ovviamente viene anche riportato del libro, è l'azienda J.Crew, all'epoca quotata in borsa, anche se oggi non lo è più, è un'azienda private si può dire, ma nel periodo in cui è nato il libro era in borsa. E un giorno Michelle Obama, moglie dell'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, indossò durante un discorso in TV vestiti di questa catena, di J.Crew. Il prezzo delle azioni il giorno dopo schizzò fino al più 186% e nessuno a Wall Street aveva capito perché, se non dopo mesi e mesi. Lo stesso Chris Camillo, adoperando tecniche simili con soli $1000 a testa, investì in tre aziende, Uggs, True Religion e Crocs, e si trovò a tirarne su, tre anni dopo, $750,000, partendo appunto da $3,000, $1000 a testa per questa azienda. Non so se rendo bene l'idea. Il nostro amico Chris Camillo la sa lunga. Tra l'altro, cosa da notare è che Chris Camillo cominciò ad operare questa tecnica nel 2007 e che per tre anni, fino al 2010, la portò avanti, cioè durante il periodo di peggiore crisi economica prima della pandemia che tutti noi avessimo visto. Osservando come le persone cambiavano le abitudini in quel periodo nell'acquistare, magari vedendo, che ne so, file ai supermercati che vendevano vestiti da discount e cercando di individuare chi era presente in quella catena, magari chi forniva la merce a quei discount. L'autore pone questa tecnica come una soluzione per chi non ha molta formazione tecnica sull'argomento investimenti. Qui è da capire però se l'autore nell'arco dei suoi tre anni è stato fondamentalmente fortunato oppure se effettivamente ha creato un metodo vincente tutto suo. Questo non spetta a me giudicarlo, ovviamente, ma credo che ognuno possa trarne le proprie conclusioni dopo la lettura di questo libro. Come detto, io non sarei mai capace di utilizzare questa tecnica, ma magari molte altre persone potrebbero esserlo, magari potresti esserlo tu. Come detto prima, nel caso tu fossi interessato a comprare questo libro, trovi il link affiliato qui sotto nella descrizione del video, che vado a ribadire solo in inglese. Bene, spero che la condivisione di questa recensione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni e i tuoi commenti qui sotto per aprire una discussione in merito. Inoltre, se l'avevi già letto o se ti ho interessato, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Inoltre, è da ovvio ricordare che se il video ti è piaciuto dovresti distruggere il pollice in su, iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per aiutarmi con l'algoritmo YouTube che ogni tanto si addormenta. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!